Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi dovrete dare una mano. Ho bisogno del vostro aiuto, ok? Perché, come ho già detto tante altre volte, tra un po' è il mio compleanno. Voi starete vedendo questo video venerdì, quindi due giorni dopo sarà il mio compleanno, ma in realtà io festeggerò domani. Ciò che per voi è domani. Quindi festeggio il sabato e poi rifesteggerò anche la domenica. E io devo assolutamente scegliere l'outfit per sabato. Vi dico innanzitutto un po' come sarà il festeggiamento, così capiamo un attimo la location. Ho deciso di festeggiare con i miei amici facendo un picnic al parco. Quindi una situazione molto easy, molto semplice, nella natura, all'aperto, con 35 gradi all'ombra probabilmente, perché inizialmente davano pioggia, adesso invece ci sarà un sole che spacca le pietre. Quindi ok, location parco, situazione picnic, tema, allora non è che c'è proprio un tema del compleanno perché ho voluto lasciare le persone libere di vestirsi come volevano, però c'è un tema della torta, infatti la mia torta di compleanno sarà tema Hello Kitty, quindi chi vuole, e io assolutamente voglio, potrà vestirsi un po' a tema Hello Kitty o Sanrio in generale, può anche decidere di rappresentare un personaggio specifico. Io voglio essere abbastanza in tema con la torta e soprattutto in pandan con la torta, e quindi assolutamente il colore che regnerà in assoluto, quale sarà secondo voi? Il rosa, ovviamente. Non a caso mi sono fatta i capelli rosa. Quindi io nella mia testa ho già qualche idea su qualche outfit che potrebbe funzionare. Li provo insieme a voi, dicendovi anche un po' i pro e i contro delle varie soluzioni, e voi mi dite cosa ne pensate. Andiamo nella cabina armadio e iniziamo a scegliere qualcosina. Iniziamo scegliendo un top. Sono un po' indecisa perché questo sarebbe perfetto avendo il Hello Kitty sopra, però è poco rosa, cioè non lo so, non mi convince questo grigino con soltanto lei qui. Ho bisogno di più pink, ok? Quindi ero un po' orientata su questa cosa qui, che poi vi spiego che cos'è. Oppure altre due cosine, questo qui che è quello che avete già visto nel video dei capelli, e anche questa cosina super carina. Quindi terrei come buone queste tre cose rosa e questo lo scarterei. Poi ve le faccio vedere meglio, non temete. Ci sarebbero anche altre cose rosa, a parte questo che è il collettino di questo qui, ma non lo voglio usare per il compleanno. Poi c'è questo un po' così orientale, questo degli orsetti del cuore, un corpettino carino e altre cosine, però non lo so, teniamo buoni questi. Per la parte sotto invece pensavo a degli shorts, perché di gonne rosa, per carità, ne ho quante ne volete. Tra l'altro questa è bellissima, perfetta tra l'altro per il picnic, però non lo so, volevo qualcosa di più comodo, capite? E poi siccome sarò molto rosa sopra, magari ci sarà anche qualcosa con qualche fantasia, non voglio esagerare, quindi escluderei le gonne, anche se questa qui con le fragoline, questa qui degli orsettini del cuore, questa qui no, questa no perché ci muoio. Vabbè, comunque escludiamo le varie gonne e andrei su degli shorts semplicissimi di jeans, così comodi e si abbinano a tutto. Oppure avevo pensato però anche a questa gonna qui, che è una gonna un po' lunghetta bianca, perché effettivamente ci potrebbe stare, anche sopra di aver caldo. Io la prendo e la proviamo, poi vediamo. Ok, quindi questo è il nostro bottino, andiamo a fare qualche prova outfit. Ok, io direi iniziamo mettendoci gli shorts, perché ciò su cui io sono un pochino più sicura, e la gonna la vedo abbinata soltanto ad uno dei tre top, quindi iniziamo da questi e magari vado a mettermeli non davanti alla finestra, che se non mi mostro in mutande davanti a tutti magari, ecco, evitiamo. E ok, shorts messi, e loro sono comodi, posso sedermi come voglio sul prato, non ho la cosa della gonna che oddio si vede tutto, oddio, beh, sono abbastanza corti quindi forse non è che proprio posso mettermi a gambe all'aria, però comunque più comodi di una gonna corta intendo, si abbinano con tutto, quindi loro sono abbastanza promossi, devo dire. Ma andiamo a metterci sopra qualcosa, partiamo dalla prima opzione che in realtà l'avete più o meno già vista, ovvero questo top. Molto carino, e c'è un motivo tra l'altro del perché stavo scegliendo proprio lui. Vado a indossarlo e prendo anche il motivo. E eccomi qua! Cioè, scusate, scusa, state vedendo? Cioè, capite quanto siamo abbinate? Anche perché volevo portarmela con me, lei è un'invitata al compleanno, e se andassimo così, cioè, saremmo perfette. Poi se ricordate c'era anche il suo collettino, non lo voglio mettere perché voglio andare di accessori, tipo un botto di collane, cose eccetera, che non sceglierò oggi, perché quelli li sceglierò poi quando avrò deciso l'outfit definitivo, ma non vi preoccupate che il risultato finale con accessori, scarpe, borse eccetera, lo vedrete su Instagram. Comunque questa è la prova
outfit 1. Molto carino, molto Hello Kitty. Siamo super matchate, però non lo so, ho un po' paura perché questo coso qua non è super stabile, raga. Quindi sinceramente non vorrei che poi mi ritrovassi a stare tutto il tempo così, perché oddio, sono cade, aiuto, cade, sono nuda. E quindi boh, ho un po' paura, però cavolo, effettivamente è molto carino. E questo matching dà tantissimi punti all'outfit. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Beh, oddio, per ora sembra abbastanza stabile in realtà. Però devo stare tante ore. Non lo so, raga, non lo so. Comunque è carino lui. Direi di provare il prossimo top, che è una cosina carina, un po' particolare. Spero anche di darvi un'idea che magari non avevate mai avuto. Vado, metto e torno. E questo qui sarebbe il secondo top. Tra l'altro non ve l'ho fatto vedere bene prima, scusate, però adesso penso lo state vedendo benone. E raga, questo in realtà non è un top, ma è un top creato da una bandana. Cioè letteralmente ho preso una bandana come questa qui, classica bandana, raga, ce l'ho tipo in tutti i colori possibili e immaginabili. L'ho fatta così a triangolo e siccome non avevo abbastanza spazio per legarmela direttamente, cioè avevo proprio tanto così, dovevo fare un micro nodo che rischiavo poi esplodesse, il retro l'ho fatto così. Spero che si capisca, è praticamente un classicissimo elastico per capelli a cui ho legato le due estremità, così rimane molto più elastico, comodo, eccetera eccetera. Anche questa idea mi piace molto perché è super super leggera, fresca, è come se io fossi nuda praticamente, ok? Però ho un po' lo stesso problema dell'altro, cioè in realtà come stabilità questo è molto più stabile, forse perché mi sta più stretto, però ho un po' paura che di punto in bianco si possa lasciare andare, perché ho fatto, vabbè, adesso dei nodini un po' approssimativi, potrei farli decisamente fatti meglio, strettissimi, ma se a un certo punto uno dei due nodi si slega, e cosa facciamo noi signori? Però comunque devo dire che mi piace, cioè è un'idea che devo tenere buona anche per il futuro, visto che veramente di queste bandane ne ho tantissime, tutti i colori possibili e immaginabili, quindi l'idea di usarle come dei top non mi dispiace, anche perché altrimenti non le uso mai, non so perché io le abbia comprate sinceramente, cioè mi piacevano ma poi effettivamente non le utilizzo. Le utilizzavo un po' quando avevo i dread, per tenere i dread in ordine, fare le acconciature, però adesso non li ho più, insomma non le sfrutto. Quindi che dite? Secondo me è molto carina questa idea, ci avevate mai pensato? Fatemelo sapere. Ora invece andiamo con l'ultimo toppettino, che è qualcosa di super carino, raga, super carino. Però anche qui ho un po' di perplessità. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto tantissimo mettere i baggy jeans, che secondo me stavano strabene con tutti i top. Andavano un po' a creare un contrasto carino, ma fa troppo caldo, quindi niente, baggy jeans. Ne avevo un paio bellissimo con delle scrittine rosa che si abbinavano, vabbè, lasciamo stare. Quindi proviamo questo toppettino, prima con gli shorts e poi anche con la gonna in questo caso. Di nuovo mi metto tutto e torno. E eccolo qui, raga. No vabbè, io lo amo, è troppo carino. Allora, per quanto riguarda la comodità, questo proprio è quello più comodo in assoluto. Tutto rimane al suo posto, non c'è rischio che le cose escano, ok? Posso muovermi tranquillamente perché non abbiamo di questi problemi, contrariamente con il top di prima. Però ho altri tipi di perplessità, ovvero notate che il colore di questo top è un rosino caldo, quasi un salmoncino. Quindi la mia domanda è, si abbina bene ai miei capelli? È anche vero che però ci sono tipo questi fiorellini lilla, dove sono? Questi qua, che secondo me forse aiutano un po' ad abbinare il tutto. Non lo so, cioè non capisco se stonano tanto o se invece tipo, ma sì, amo, cioè tranqui, va bene. Altra cosa, gli shorts sono comodi, non stando così male perché creano quel contrastino carino, tipo cosa c'entrano questi shorts con questo corpettino? E mi piace questo effetto, però forse in questo caso starebbe meglio lei, che adesso andiamo a provarci. Però potrei morire dal caldo, perché già questo non è proprio leggerissimo. Sì, è leggero, però è un materiale un po' così, ecco, con aggiunta questa che, voglio dire, non so se si percepisce, anche questa non è super leggera, ho paura di schiattare, però magari ne vale la pena, quindi proviamoci anche la gonna e vediamo il tutto come risulta. Ok, fermi tutti, fermi tutti dove siete. Devo andare indietro un po' per farvi vedere tutto, no? Lo state vedendo? Si vede? Non posso andare troppo indietro, più di così non posso, ma credo che si veda, cioè non pensavo stesse così bene il tutto. Aiuto, ok, crisi. Allora, essendo abbastanza ampia, a dire il vero, potrebbe anche permettere un po' di arieggiamento, ecco. C'è anche da dire che siccome si schiatterà dal caldo, l'idea è, ok, andiamo a fare il picnic, poi una volta finito di pranzare ci spostiamo e poi non faremo il picnic sotto il sole, ovviamente cercheremo zone d'ombra. Sì, sto trovando ogni scusa possibile perché questa
questa combo attualmente la mia preferita. Cavolo, questo top era già il mio preferito, questo proprio lo dico senza problemi, perché è quello più picnic vibes, con questa fantasia quadrettini, molto Hello Kitty Land, perché è tutto così pucciosino, ed effettivamente la gonna sta molto meglio secondo me rispetto agli shorts, però anche gli shorts non mi dispiacevano. Poi ripeto, immaginate tutto con gli accessori vari, che adesso sinceramente non ho sbatti di andare a cercare, perché devo ancora decidere prima l'outfit, e anche un make up tutto un po' studiato, insomma sarà sicuramente poi meglio di così, però già così funziona un botto. Mi piace raga, per ora penso di essere più propensa a questo, mi sa di sì. E quindi cari miei, queste erano le combo papabili, gli outfit a cui avevo pensato. Vi prego, aiutatemi a scegliere, perché veramente ci sono troppi pro e contro in ogni cosa e non so dove direzionarmi. Voglio stare più comoda, più fresca? Non ne ho la più pallida idea sinceramente. Quindi nei commenti fatemi sapere qual è la vostra combo preferita, o se avete anche altri suggerimenti di cose che non ho mostrato, che ne so, sentitevi liberi. Siate i miei personal stylist, grazie. Giunti a questo punto del video, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere... Ah, potremmo fare così, hashtag outfit, e poi scrivete il numero, quindi numero 1, numero 2, numero 3, e poi potete aggiungere i vari commentini. Che ne dite? Sì, facciamo quindi hashtag outfit numero. Voi vedrete scritto qua numero, ma ovviamente poi scrivete il numero corrispettivo, se si è capito, vero? Vabbè, comunque scrivetelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per seguirmi su Instagram, raga, dove poi pubblicherò tutto, l'outfit, storie, post, eccetera, ma vi lascio anche il link di tutti gli altri miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!